Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Delia racconta della discussione con Miriana mentre Manila commenta i comportamenti dei suoi compagni, in particolare di Katia. Delia e Manila approfittano di un momento di tranquillità per commentare tra loro le dinamiche che le hanno viste coinvolte nelle ultime ore. L'unica persona di cui mi posso fidare qui dentro sei tu, afferma Delia mentre racconta a Manila della sua discussione di ieri con Miriana. L'ex Miss Italia invita Delia a non dare troppo peso a quanto accaduto e, pur essendo molto amica di Miriana, ammette che ha sbagliato ad insistere nel tentativo di far valere la sua idea: nessuno può inculcare la propria idea agli altri. Ci sono delle modalità sicuramente da biasimare, dice, convinta che sia giusto criticare gli atteggiamenti ritenuti sbagliati, senza però giudicarli con tanta negatività o con la pretesa che le proprie idee siano quelle giuste. Nessuno qui ha il diritto di chiedere al primo che passa perché stai passando da qui. Sia Manila che Delia iniziano a commentare le parole di Katia Di Soleil che hanno messo in discussione la loro presenza in questa edizione di Cancelletto GFVIP. Tutti hanno lo stesso diritto di essere qui, se siamo qui c'è un motivo, aggiunge l'ex Miss Italia. Secondo Manila ciò che manca nella casa è un briciolo di rispetto in più, tutti hanno diritto di esprimere il proprio pensiero ma ciò non giustifica i modi e i toni spesso sbagliati, io trovo a volte alcune cose assurde. 6 mesi lontani da casa mia devono lasciare un segno, i miei figli devono essere orgogliosi della loro mamma, continua Manila commuovendosi al pensiero del tempo che ha trascorso lontana da loro e alle critiche che Katia le ha rivolto e che i suoi bambini hanno dovuto ascoltare. L'ex Miss Italia non nasconde tutto il suo dispiacere per la fine dell'amicizia con Katia ma ormai pensa di avere le idee chiare su di lei, era tutto finto perché le servivo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.